È stata completata la prima fase dei lavori messi in campo dall'amministrazione comunale di Teramo nella piccola frazione di Forcella. Lavori di circa 205.000 euro che hanno permesso il rifacimento di tutta l'area pedonale del borgo storico, una questione su cui da tempo i residenti chiedevano un intervento. Sì, abbiamo riqualificato il borgo di Forcella con una sistemazione proprio della viabilità, con la sistemazione della strada, con il porfido, un lavoro bellissimo che ancora non si conclude perché mancano ancora la sistemazione degli arredamenti e anche qualche piccolo muro che deve essere ancora ristrutturato. Però nello stesso tempo, siccome la strada andava riaperta anche per una questione di problemi che abbiamo creato a tutta la comunità di Forcella, abbiamo ritenuto di aprirla, fin tanto che restituirla alla collettività. È un progetto che vede per 5 milioni di euro la sistemazione su tutti i borghi del nostro comune, un primo lotto è partito, adesso andremo sicuramente a sistemare quello di Miano, Cavuccio e non solo, e poi prossimamente passeremo agli altri borghi così come abbiamo promesso. Per il sindaco di Teramo d'Alberto la questione del rilancio di questi piccoli borghi rappresenta un investimento per il futuro. È un investimento importante sulla bellezza dei nostri borghi, dei nostri territori, delle nostre frazioni e sulla identità storica di una parte del territorio comunale che è straordinaria e deve essere valorizzata per rendere competitiva tutta la città. Abbiamo iniziato su questo lotto proprio con Forcella, 200.000 euro, una riqualificazione complessiva della parte centrale del borgo che proseguirà nel corso di questi anni attraverso un progetto che ci consentirà di sviluppare una rigenerazione e riqualificazione che, come dicevo prima, punta sulla memoria storica, sull'identità dei nostri borghi e delle nostre comunità, che devono essere competitivi con i borghi delle altre province e anche fuori regione.